Allora, abbiamo fatto una serie di interventi sulla nostra immagine, ci siamo fatti la correzione della pelle, abbiamo combinato livelli uniti, fatti interventi sulle curve, sui livelli, usato scherma, brucia, creato effetti colore, eccetera, eccetera. E ad un certo momento ci rendiamo conto, proprio quando siamo arrivati alla fine, che noi chi ci ha commissionato il lavoro, se siamo già professionalmente inseriti in questo settore, dice: però ci starebbe bene una sorta di passepartout, una sorta di cornice intorno all'immagine. E a questo punto le alternative sono o spaccarsi la testa contro il primo angolo della nostra stanza oppure ti chiedono un po' più blu, ecco, oppure scegliere una via molto molto semplice, grazie allo strumento taglierina, che ci consente di lavorare non solo per ritagliare l'immagine, raddrizzarla, eccetera, eccetera, ma ci consente addirittura di estendere le dimensioni del nostro quadro. Come funziona? Semplicemente, una volta selezionato lo strumento taglierina, circondiamo, creiamo una superficie di ritaglio grande tanto quanto la nostra immagine, e a questo punto possiamo estendere la superficie di ritaglio al di là delle dimensioni già impostate del nostro riquadro, della nostra area di lavoro. Ecco, io in questa maniera l'ho fatto in maniera assolutamente manuale, ma avrei potuto, facciamo un annulla, avrei potuto anche decidere di fare una trasformazione in proporzione, tenendo premuto il tasto Shift, quello delle maiuscole, o addirittura tenendo premuto il tasto Alt e il tasto Shift insieme, estenderlo proporzionalmente, facendo in modo che l'ingrandimento, l'estensione avvenga partendo dal centro della nostra immagine, quindi facendo un ingrandimento dell'area di ritaglio partendo proprio dal centro e quindi distribuendo uniformemente il ritaglio su tutti e quattro i lati. Una volta che ho deciso il posizionamento, che poi posso anche decidere di come dire, spostare in verticale o in orizzontale per ottenere effetti di incorniciatura particolare, non faccio altro che dare un bel invio. E magicamente la mia immagine viene ad essere ritagliata proprio sulle dimensioni di questo nuovo quadro, per cui risulta perfettamente incorniciata. In questo caso abbiamo ottenuto uno sfondo della nostra tela di colore bianco. Da che cosa viene scelto questo colore? Non viene scelto in automatico da Photoshop, ma Photoshop se lo inventa andando a prenderlo dal colore che abbiamo impostato come sfondo. Se avessi fatto e imposto un colore magari più simile appartenente magari già alla tavolozza dei colori di questa immagine, quindi vado a prendermi un gialletto che appartiene all'immagine, vado a riselezionarmi tutta il nostro contenuto, estendo il riquadro dell'immagine, faccio magari un'estensione anche qua a destra, a sinistra, do invio ed effettivamente il mio riquadro generale assume il colore di sfondo che gli ho improntato qui. Avendo già un'immagine che è un risultato finale posto al di sopra del livello di sfondo, posso addirittura pensare di applicargli un'ombra esterna e quindi ottenere un effetto ancora più artistico, ancora più interessante, e quindi dare anche un tocco creativo a tutta la mia composizione.